mi piace molto il titolo, devo dire. Quando è società la social, effettivamente è così. I social network sono luoghi virtuali nei quali ogni giorno milioni di persone conducono un'esistenza informatica parallela a quella reale. Ma se questi luoghi divenissero elementi di disaggregazione per i giovani? È quindi necessario prendere in considerazione il fatto che, anche se i ragazzi hanno più dimestichezza con le nuove tecnologie, non è detto che siano in grado di comprendere i rischi sociali e legali che possono derivare dalla pubblicazione online di contenuti e informazioni personali. Diviene quindi necessario insegnare loro un uso corretto e consapevole dei social network, aiutarli a proteggere la loro sfera privata da intrusioni malevole e agire nel rispetto delle regole di comportamento della privacy. È stato questo uno degli argomenti principali dell'incontro che si è svolto presso la sala consigliare del comune di Prato La Peligna. L'incontro, rivolto a tutti i cittadini, strizza soprattutto l'occhio a genitori, ai nonni, ai ragazzi e agli insegnanti. Per l'occasione sono intervenuti Antonio Crescentis, il sindaco di Prato La Peligna, Loredana Sardo, Privacy Officer, Maria Chiara Pagone, psicologa specializzante in psicoterapia psicodinamica breve, Gianmaria De Paulis, autore del libro Facebook Genitori alla riscossa. Che essere vicino ai piccoli significa aiutarli a poter non solo comprendere gli aspetti tecnici, di cui a volte sono bravissimi, ma significa anche poterne in qualche maniera insegnare il senso critico di come vengono utilizzati questi strumenti. A coordinare il convegno, Angelo Pellegrino, direttore del CESCOT Abruzzo Officina dei Sapori. Noi chiediamo soltanto un'attenzione a questo strumento, che può essere anche pericoloso, perché i ragazzi non tengono conto dell'esposizione che possono fare delle loro immagini, dei loro pensieri, e a questo punto chiediamo ai genitori e agli insegnanti in modo particolare di illustrare nelle aule, nelle famiglie, questi tipi di pericolosità dei social network, ma non dobbiamo neanche demonizzarli, perché comunque con i social network si riesce a parlare con tante persone in tutto il mondo. Quello che dobbiamo fare, i rimedi, poiché sono delle cose utilissime nella vita, quindi non dobbiamo demonizzarli, è quello come genitori o come educatori di dare delle regole precise, quindi insegnare a loro correttamente come si usano e di conseguenza diciamo aiutarli nell'utilizzo al meglio e di non abituarli a non correre dei rischi, quindi ad utilizzare al meglio il sistema.